L'obiettivo è lo sviluppo, ma la Toscana è ancora in mezzo al guado con la guerra, la pandemia che fa ancora paura, la crisi energetica e il caro vita. Abbiamo lavoratori poveri, stanno aumentando in Toscana, stanno aumentando le aziende che chiuderanno con un bilancio negativo per un riflesso importante verso 115.000 lavoratori di queste aziende. Abbiamo un aumento delle malattie professionali. Se ne è parlato a Firenze all'assemblea dei delegati di CGIL, CISL e UIL, più di 300 da tutta la Toscana in rappresentanza di tutti i comparti, perché i sindacati chiedono un nuovo modello di sviluppo che sappia interpretare e governare le sfide tecnologiche e ambientali e creare un lavoro di qualità nel rispetto di legalità e sicurezza. I sindacati puntano a infrastrutture, ma anche al rilancio della sanità. Per questo chiedono alla Regione Toscana un confronto nel merito sulle strategie dello sviluppo, che non si limiti a un puro scambio di informazioni. Non ci accontentiamo di avere un confronto, di dialogo e di informazione. Noi vogliamo essere partecipi per il cambiamento del modello di sviluppo. Solo così possiamo dar vita a una regione attenta ai bisogni delle persone. I sindacati vogliono anche essere protagonisti della gestione delle risorse in arrivo dell'Europa, dal PNRR ai fondi strutturali. Se diamo soldi pubblici ci deve essere dall'altra parte la disponibilità a rispettare i contratti, la sicurezza e soprattutto far sì che ci sia più occupazione. Questo permetterà anche di avere più sviluppo.